vi porterò con noi nella nostra prima vacanza in quattro. Are you ready? Aspettiamo il nostro secondo figlio, Ale, fratello maggiore. Buongiorno ragazzi, è da tantissimo tempo che non ci vediamo, quindi come state? Come potrete immaginare, ho avuto da fare con questi due gioielli. Ma Alessandro, dove stiamo andando? A Tripoli. Chi c'è? Papà? Nonna, mamma, mia sorella. Staremo lì una settimana. Ho iniziato questo vlog adesso, ma è da un po' che stiamo in viaggio. Cosa sta succedendo, Cristian? Aggiornaci. Stiamo facendo una battaglia tra due navigatori. Chi avrà ragione, il navigatore di mamma o il navigatore della nostra macchina? Perché vi spiego, c'è il navigatore della macchina che dice che arriveremo a che ora? Percorso più veloce tra 4 ore e 46. E invece qui 3 ore e 58. Aspetta, qui mi porta prudenza, traffico intenso. Guarda se non c'ha ragione quello della macchina, siamo finiti. Finalmente i gioielli si sono addormentati e io vi aggiorno sulla questione navigatore. Alla fine, chi ha ragione? Il navigatore della macchina o il navigatore di mamma? Si sa. Ah, ancora non lo sappiamo. E quando lo scopriremo? Tra 20 km. Ah, tra 20 km avremo l'esito. Si dice che tra 2023 dobbiamo girare per Potenza. E sembrerebbe va tutto bene, a meno che non dobbiamo fare un'ora e cinque. Un'ora e cinque di pedaggio. Oh mio Dio. Se in quel caso io mi metto lì, faccio un'ora d'allenamento, perché faccio flessioni, cose, perché. Chilometro. Non 900 metri. 900. Potenza. Se no, se vediamo le brutte, andiamo direttamente a Reggio Calabria. C'è qualche amico calabrese che ci ospita. Usciamo a Potenza. E quindi adesso è il momento della verità. Dio ce la mandi buona. Oh, il navigatore di mamma dice Potenza, siamo cavata. Potenza è salva. Ciao grande Potenza. Infatti gli dice 17 km, però non mi farà girare bene, perché pure a me lui. Quindi in teoria abbiamo altri 17 km in cui non sappiamo le nostre sorti. Oppure 152. Speriamo bene, facciamoci questi 17 km. Stiamo facendo la pausa pizza. In realtà all'inizio volevamo prendere il Mac, però poi avevamo fame e ci abbiamo ripensato. Pizza con le patate per me e con le verdure, e per Ali invece la pizza con la pozzarella. Perché non vuoi mangiare comunque? Perché c'è della scelta che non mi interessa, voglio fare un pasto sostanzioso. Siamo a Taranto al momento. Tu nel frattempo ti stai spupazzando, gioiellina. Salve signora, faccio il pieno? Quant'è? Quanto ci viene a costare? Secondo pieno da 75 euro. Cara, me costi questa vacanza. Finalmente, dopo 7 ore in macchina, siamo arrivati e ora vi mostro l'appartamento dove staremo questa settimana. Già abbiamo fatto un macello, però c'è un'ampia cucina. Cristian sta cercando di raccattare tutti i giochi di Alessandro. Qui c'è un divanetto. La cucina comunque grande. È bella grande. Qui c'è una stanza da letto. E Alessandro si è già sdraiato. C'è un lettino. Ora dobbiamo rifare il letto perché chiaramente abbiamo portato le lenzuola. Poi qui c'è il bagno. Abbiamo anche la lavatrice. Poi questo è il corridoio. Poi qui c'è un'altra camera da letto. Perfetta. Questa io lo sai che faccio? Quando devo venire con l'amante, qui c'è la chiave. Me ammazza, sei proprio furbo, eh. Vieni praticamente con l'amante mentre io sto nell'altra stanza. Che genio. E poi qui c'è un altro bagno. Adesso sistemiamo tutto quanto e ci diamo una rinfrescatina e poi andiamo a fare la spesa, perché abbiamo intenzione di cucinare a pranzo, almeno a pranzo, perché altrimenti se mangiamo fuori a pranzo e a cena torniamo con più 20 kg. Comunque ieri sera alla fine eravamo talmente tanto stanchi che ci siamo riposati, abbiamo fatto la spesa e poi abbiamo fatto giusto una passeggiata e siamo andati a dormire molto presto. E questa mattina invece siamo allo Zen, ora vi faccio vedere, c'è un mare meraviglioso. Alessandro e Cristian sono già in acqua, mentre Maria Sole si è appena addormentata. Ora li raggiungo anch'io. Cosa ne pensi di questa bellissimo, vacanza in quattro? Devo dire che Alessandro ci dà molto 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 da fare. È dura, ragazzi. C'è da essere realisti. Sicuramente però siamo molto felici della nostra famiglia di essere venuti in vacanza. Non ci fermiamo perché abbiamo due bimbi. Maria Sole comunque, vabbè, è una neonata e giustamente ha le sue esigenze. Alessandro è un che treenne. Ultimamente... Sì. Poi magari
approfondiremo il discorso adesso, no, perché per la questione giusta. Comunque è meraviglioso. Guardatelo. Avanti e indietro con i secchielli. Poi gli viene da ridere perché sa che lo sto riprendendo. Siamo ritornati a casa perché comunque nelle ore calde non si può stare con Maria Sole e anche con Alessandro. Cristian ha preso una bella multa per divieto di sosta. Eccola qua, è colpa della signorina Marzia. No, è colpa tua, perché io ti avevo detto che non la... mi dà un bacio. Buongiorno, oggi qui è il giorno numero 4. In realtà avevo vloggato anche ieri, però non so per quale ragione si sono cancellati i file. Tanto non c'era nulla di speciale. Eravamo venuti a Punta della Suina, però non c'era nessun ombrellone disponibile, quindi siamo dovuti tornare indietro e siamo andati alla spiaggia che vi ho mostrato nelle immagini precedenti. Ci siamo presi un ombrellone in ultima fila. Oggi siamo venuti prestissimo, sono le 8 e speriamo di trovare l'ombrellone. Eccoci finalmente a Punta della Suina. Fortunatamente questa mattina ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso un ombrellone, però siamo un pochino distanti. Più di così non possiamo fare, siamo venuti prestissimo questa mattina, quindi ci accontentiamo. E ora ci facciamo un bel bagno, ci godiamo il fatto che non c'è nessuno. Qui gli ombrelloni sono praticamente tutti vuoti perché le persone se li prenotano prima. Vedete, sono tutti vuoti. E noi siamo giù in fondo. Comunque è bello il mare quando non c'è nessuno, eh. Dopo il fallimento di ieri. Però nonostante questo. Ma l'hai raccontato quello che hai combinato ieri, Ma mica io ho combinato, ma sempre colpa mia. Sempre. Che dici, ci conviene prenotare e prendere uno di questi ombrelloni in prima fila o preferisci... Però io preferisco vedere pure altre spiagge. Facciamo piano piano. La prima volta che Maria Sole bagna i piedini. L'acqua comunque è meravigliosa. Uno squalo! Chiede aiuto! Arriva qualche squalo, Questa mattina siamo a Punta Pizzo e nonostante siano le 8 di mattina non siamo riusciti a trovare nemmeno un ombrellone disponibile, tutto pieno. Quindi adesso ci siamo rifugiati qui in Pineta, Alessandro sta giocando lì, Cristian invece è andato a parcheggiare perché la spiaggia è molto distante, quindi ci ha lasciato proprio qui davanti e ora speriamo che riesca a trovare un ombrellone, almeno salviamo questa mattinata. Vi faccio vedere dove siamo, qui c'è il parchetto. E qui c'è tutta Pineta. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, anzi ce l'ha fatta. Lui ha trovato un ombrellone, ha rimediato l'ombrellone, me l'hai preso. Allora, io dico la verità, praticamente mi sono fatto una camminata fino a giù dove c'è la scogliera. C'era un po' di roba accatastata così, messa là. E vedo sto ragazzo, mi sembra un ragazzo mi ha detto che è del Senegal o della Costa d'Avorio, non lo so. Tuo frate, dammi una mano, sto impicciato. Non c'ho ombrellone, non c'ho sdraio, non c'ho niente. C'aveva queste due. C'era un po' di roba, tipo testamente ti dico, età, mi pareva tipo che alcuni ombrelloni rotti, c'erano sacchi di immondizia, mi sembrava un po' una discarica. Ho detto, senti, dammi questi due, fammi il favore. Dai 10 euro, mi ha detto, piede 10 euro, fratello. E quindi questa è la situazione. Bentre! Da questo momento in poi sto registrando con il telefono perché purtroppo la telecamera ha un problema. Devo capire se dipende dalla memory oppure dalla telecamera stessa. Naturalmente la qualità non sarà delle migliori, però meglio di niente. Praticamente questa è la nostra ultima sera. Non ho mai ripreso di sera perché sostanzialmente facciamo sempre le stesse cose. La serata, così come tutta la vacanza, è in funzione di Alessandro. Veniamo sempre sul lungomare di Gallipoli e vuole fare il percorso, poi vuole fare il salta salta, poi che altro fa? Macchine scontro, le macchinette a scontro, il brugomela, chi più ne ha più ne metta. E adesso noi cosa facciamo? Ce andiamo a prendere una granita siciliana. Dovete assolutamente provare questa granita, buonissima. Io ho preso pistacchio e caffè. Invece tu che ci sei preso, Cristian? Pistacchio e fragola. Cristian, occhio! Che cosa ha vinto mamma per Alessandro? Il, come si chiama? Popi. Sta per arrivare la colazione e io ho preso un cornetto con la Nutella e un pasticciotto alla crema piccolo. E tu che cosa hai preso? Un po' di roba? Un po' di passarelle miste, perché il pasticciotto, col fatto che c'è la crema, a me la crema non mi...
e poi un bicchiere di latte freddo. Ecco i dolcetti scelti da Cristian, in realtà ce n'era un altro ma che lui già sta mangiando. Sto assaggiando? Sì, assaggiando. Io sto assaggiando il mio cornetto con la Nutella e qui c'è il pasticciotto. Giro sul trenino, ultimo giorno. Per concludere in bellezza, in realtà no, per concludere perché vorrei prendermi per questa sera per cena il Mac, però mi sto mangiando un gelato medio, fragola e fior di latte. Tu? Cono piccolo. Non è vero. Piccolo. È enorme. Ieri sera c'era un traffico pazzesco, quindi eravamo veramente troppo stanchi per concludere il vlog e lo concludiamo così in bellezza qui alla fattoria dove andiamo sempre, dove ci troviamo benissimo. E vi faccio vedere cosa mangiamo oggi. Vediamo qui il vlog con questo antipasto per me. Eh sì, io sono rimasto in mood Gallipoli. Guardate un po', che poi Alessandro, non so, ha preso tutto il formaggio. Non è che te lo mangi tutto però. Quindi adesso vi saluto perché devo mangiare tutto quanto, poi da lunedì si ricomincia, su, forza.